altri 2/3 si nascondono, totale non è lontana da 3.000 metri. Lo Stromboli è un vulcano in attività continua da moltissimi secoli, un'attività classicamente chiamata tra che lanciano brandelli di lava incandescente fino a qualche decina, raramente qualche centinaio di metri di altezza, sulla Terra, fra cui anche l'Etna. Però lo Stromboli non fa solo attività strombolate, esplosioni maggiori se sono di una violenza intermedia, diciamo, e poi quelle più forti che si chiamano parossismi. Qua vediamo forse il primo mai fotografato di novembre 1915, eventi che possono interessare aree dell'isola dove si trovano anche i due villaggi, i due paesi, Ginostra e il villaggio di Stromboli. E poi lo Stromboli a volte fa anche colate di lava, ad intervalli irregolari, a volte passano molti anni fra una colata e l'altra, a volte avvengono più frequentemente, soprattutto in questi ultimi anni, qua siamo nell'estate 1967, e queste colate di lava non interessano mai le aree inabitate dell'isola, cioè non raggiungono i paesi, però scendono su quel versante ripido della cosiddetta sciara del fuoco, dove non abita nessuno. Perché quando queste colate scivolano, cominciano a scivolare su questo pendio ripido, instabile della sciara del fuoco, possono innescare anche frane, milioni di metri cubi di roccia che si è buttata nel mare, muovendo le acque, e questo, a causa, siamo nella foto in alto, sono state scattate da un turista francese. Vediamo questo enorme pennacchio che si è alzato quando materiale caldo dell'isola di Stromboli, con un'altezza che ha raggiunto localmente anche 10 metri. Poche persone erano lì che vediamo di dicembre. Quindi una fortuna nella sfortuna, i danni erano grandi, ma non c'erano perdite di vite umane. E questo era un che ci siamo posti negli anni successivi. Era questa versata sulla sciara del fuoco proprio a metà agosto, quando l'isola poi è arrivato il 3 di luglio 2019. Queste sono riprese fatte da una telecamera termica che era in cima allo Stromboli, guardando giù sulle bocche di vita di questa telecamera. Vediamo che una delle bocche comincia a emettere una colatina, poi vediamo un'esplosione stromboliana normale e poi successivamente, gradualmente, vediamo come queste bocche sembrano diventare sempre più grandi, perché all'interno di queste bocche si stava gonfiando il magma, che stava cominciando a si unisce alla prima, anche la colata al centro si sta espandendo, il che tutto era accompagnato da un esplode. E questo è l'ultimo cima, perché là non ci sarebbe stata alcuna possibilità di sopravvivenza. Praticamente la cima dello Stromboli ha ricevuto. La cosa ci è andata abbastanza bene perché 2 ore dopo, nello stesso luogo, in cima allo Stromboli, ci sarebbero state almeno decine di escursionisti. Telecamera termica, che vediamo qui, tutta bella fiera, ma questa ha avuto una vita ancora più breve perché già poco di un mese dopo è successo questo. Qua purtroppo non vediamo le bocche così poco, questo filmato è andato in un loop continuo, quindi ripete sempre la stessa scena. Quindi di queste esplosioni più forti, lo Stromboli, anche in quest'anno, nel 2020, ne ha prodotto tre, questa qui del 19 luglio 2020, e due altre il 10 e il 16 di novembre, quindi poco tempo fa, esplosioni certamente non della stessa entità di quella del 3 di luglio, comunque avrebbero messo in pericolo chi si trovasse in cima a questo vulcano. Fortunatamente in ognuno di questi casi non c'era nessuno. Per tornare ai linguaggi della gente, spesso qua si sente dire: quando l'Etna chiama risponde lo Stromboli o viceversa, però questo non è possibile, semplicemente perché questi due vulcani pescano da zone completamente diverse del mantello della Terra, quindi quella zona che in parte è in fusione, quindi contiene roccia fusa, nella parte più superficiale del mantello della Terra.
Lo Stromboli pesca da una profondità di circa 200 km sotto la superficie, dovuto alla cosiddetta subduzione della placca continentale africana, ben più superficiale a solo circa 30 km di profondità. E quindi già questo evita che questi vulcani possano avere qualche rapporto. Sarebbe piuttosto strano vedere uno eruttare e l'altro no. E quindi spostiamoci dallo Stromboli più alto, attualmente circa 3320 metri, più o meno qualche metro, non i 3340, so praticamente continuamente fra gli anni 50 e gli anni 80 del secolo scorso, oppure perde come è successo negli ultimi 40 anni, andiamo rapidamente in cima all'Etna. Soprattutto l'area dei crateri sommitali, anzi, poco più di un secolo fa, all'inizio del Novecento c'era, però all'inizio del secolo scorso pare che questo unico cratere non era più sufficiente per l'Etna e così ha cominciato a formare, adesso è ben più complessa. Qua vediamo una foto aerea di ottobre 2019, dove vediamo che in questa immagine dall'elicottero sta emettendo cenere. Là dove una volta c'era il cratere centrale, adesso se ne trovano là oggi non più così nuova Bocca Nuova, che ha cominciato a formarsi nel 1968, che attraverso i decenni fra gli anni 70 fino all'inizio di questo secolo, e poi è cresciuto un secondo cono del cratere di sud, di un solo nome per questo complesso di diversi coni che si sono amalgamati fra di loro, il cratere di sud-est. E quando è molto violente, molto esplosive, a dispetto della nozione dell'Etna come un vulcano essenzialmente effusivo, quindi che produce soprattutto colate di lava e non è esplosivo, ma invece l'Etna è ben capace di fare anche molto forte attività esplosiva, come vediamo in questa foto di materiale piroclastico, ha raggiunto e superato l'altezza di ben 12 km. Quindi questa è una manifestazione decisamente esplosiva che può anche interessare i dintorni anche fino a decine di chilometri di distanza. Qua, per esempio, siamo a circa 30 km di distanza dall'Etna, a Giardini Naxos, vicino a Taormina, e vediamo la strada coperta da un fitto deposito di lapilli e cenere emesso dalla stessa eruzione che abbiamo visto nella foto precedente. E vediamo che questo materiale qua ha avuto ancora uno spessore di circa 5 cm di cenere, i lapilli rendono le strade scivolose quasi come la neve, solo che questa neve non si scioglie. Le vicinanze del vulcano durante questi episodi di forte attività esplosiva. Però l'Etna è conosciuta anche eruzioni di fianco, o a volte parliamo anche di eruzioni laterali, eruzioni che scoppiano invece molto più vicini alle zone popolate o a volte, in casi estremi, anche dentro le zone abitate, effettivamente sui fianchi dell'Etna, come è successo secoli fa, nel 1669, vicini. Le eruzioni, quando avvengono giustamente a quote piuttosto basse, l'ultima volta che fu distrutto un abitato intero fu Mascali, il paese di Mascali. Nel novembre del 1920, un altro caso nel 1981, abbiamo avuto una situazione simile, solo che in quel caso la colata di lava, azione che possono causare anche gravi danni, soprattutto se avvengono nelle zone densamente urbanizzate, nei settori sud e sud-oriente, come ho già detto prima. Si apre una nuova bocca in mezzo a uno di questi paesi etnei e nasce un nuovo cratere, un'apocalittica e difficilmente da immaginare, però siccome cose simili sono successe nel passato, però prima o poi succederà. E allora che cosa possiamo fare? Contro i terremoti non esistono e non esisteranno mai, quindi bisogna rispondere in maniera che potrà raggiungere le zone popolate. Possiamo però identificare le zone più a rischio, e questo lo possiamo fare anche dalla topografia del vulcano che influenza fortemente dove andranno le future colate di lava. E così possiamo creare delle mappe di carte che mostrano il rischio. Quindi là si aggiunge anche il fattore delle proprietà umane, quindi la popolazione
a future invasioni da colate laviche, e vediamo che le zone sono ben definite. Magari prima si studia questa mappa e vede quali siano le zone a rischio più basso, a probabilità più bassa di invasione lavica, il che non garantisce, ecco, però diciamo la probabilità è più tenere questo vulcano sotto controllo, sotto osservazione, e lo facciamo non solo sull'Etna, lo facciamo con tutti i vulcani italiani, esenziva dell'osservatorio Etneo nel nostro istituto a Catania, che è sempre presidiato da due di noi. Qua vediamo due colleghi tutti a mezzanotte, ogni singolo giorno, anche giorni di festa. Ci sono sempre due di noi che hanno davanti a sé gli schermi, dove vediamo sugli schermi in alto da telecamere, diciamo, normali e telecamere termiche, che misurano temperature, suonano quindi una sirena in sala operativa quando succede qualcosa, come una forte esplosione a Stromboli, una forte esplosione. Mandare subito le comunicazioni, i comunicati a protezione civile, autorità, messaggi al traffico aereo. Quasi reale tutti questi fatti, e ovviamente anche l'attività sismica, quindi terremoti. E così catturiamo praticamente tutti i settembre 2017. Vediamo, in quel periodo ci sono stati 1097 terremoti a profondità diverse espresse. Questo è un messaggio molto importante, che ci ha praticamente fatto capire che l'Etna stava diventando sempre più instabile. I terremoti avvengono quando l'Etna diventa instabile, avvengono in forma di sciami, quindi l'Etna. Questo è fra i segnali più importanti che noi ci aspettiamo di vedere prima di un'eruzione maggiore. Il vulcano si gonfia o si sgonfia? Si gonfia quando si accumula sempre più magma sotto la superficie, all'interno del vulcano, sotto il vulcano, gata lateralmente, e come si è alzata. Quindi qua vediamo anche di moltissimi centimetri e millimetri in pochi mesi. Poi vediamo anche, ovviamente, osserviamo l'attività eruttiva in corso, e vediamo qua, per esempio, il 21 di il sud-est, e l'attività aumentava sempre di più. Tutto l'insieme di questi segnali, la prima dopo più di 10 anni, che fortunatamente era un'eruzione piccola. Poi l'attività è ritornata in cima all'Etna, e gradualmente sta avendo, abbiamo visto poco fa, immagine del satellite Sentinel 2, vediamo qui un'immagine dell'8 crater nord-est, Bocanuova e sud-est, e questa è la situazione attuale. Quindi sono di nuovo in attività gli stessi, praticamente meno intensa rispetto a 2 anni fa, però l'Etna mostra essenzialmente gli stessi segnali che mostra sempre quando si avvicina crateri sommitali, o se sarà di nuovo un'eruzione sul fianco. Questo poi, man mano che si avvicinerà questo evento, lo potremmo. Al momento dicono solo i segnali che l'Etna sta preparando qualche cosa, ed è una cosa che fa sempre. Quindi questo è lo stato normale di quello che è uno dei ai crateri sommitali, ed è un'attività molto bella. Un'attività modesta, non è estremamente intensa in questo momento, quindi per il momento non l'abbiamo. Però è un'attività modesta e molto carina, che in giornate limpide, vediamo in questo filmattino di pochi giorni fa. Questo è appunto il cratere di sud-est, che fa quello che fa anche lo Stromboli, attività stromboliana. Questo mi sembra è l'alba di una settimana fa, la popolazione etnea, un'attività che ormai sta andando avanti da molti mesi e pian pianino si sta intensificando. Che è anche fra le attività più tipiche dell'Etna. Anche se in realtà l'Etna è capace di fare stili eruttivi, tipi eruttivi ben diversi fra di loro, fra giustamente colate di lava, attività stromboliana, ma anche attività violenta, esplosiva. E quindi, per tornare alla domanda all'inizio, né l'Etna né lo Stromboli, e non sono né cattivi, perché non hanno intenzioni come esseri umani, ma sono vulcani attivi. Sono fra i vulcani più attivi al mondo, e in tutto il mondo, quando si parla ai bambini di vulcani attivi, si dice che
Un vulcano attivo può causare problemi. Anche l'Etna e lo Stromboli possono ovviamente causare problemi, possono causare distruzione, raramente anche uccidere. Questo è il concetto importante. Abbiamo a che fare con vulcani attivi che non stanno eruttando al momento, ma sono potenzialmente attivi, anche per questo ovviamente da tenere sott'occhio. Di questo e di molto di più poi parleremo durante questa giornata fra colleghi catanesi e altrove nelle altre sedi dell'INGV, che sono quelle che vediamo quasi quotidianamente intorno all'Etna. Nel pomeriggio ci sarà la mia collega Vincenza Maiolino, che vi farà fare una visita virtuale alla nostra sala operativa, di cui abbiamo appena visto una foto. E questo sarà alle 16:30, alle 17 ci sarà la Martona su Twitter, Stefano Branca a parlare nuovamente dell'Etna e dare una sintesi dell'attività dell'Etna negli ultimi 2700. Vi auguro una buona giornata e alla prossima. Arrivederci.